Allora, buongiorno a tutti, io sono Cinzia Mancini e sono per un anno sarò il presidente del comitato mobbing del nostro Ateneo. C'è stato un piccolo cambiamento nella scaletta di oggi perché purtroppo due relatori mancheranno per motivi di salute. Dunque, dopo di me parlerà la nostra consigliera di fiducia Sara Vizzini, che non ha potuto partecipare al seminario che abbiamo organizzato ad aprile perché all'epoca anche lei è ammalata, e che ci parlerà appunto del suo ruolo e della sua attività all'interno del nostro Ateneo. Poi ci sarà la professoressa Maria Teresa Carinci, che è il presidente del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing di... Ci sarà la professoressa Silvia Giorcelli, presidente del Comitato per le Opportunità di Torino, che parlerà delle politiche di conciliazione dell'Ateneo torinese contro i rischi di stress dal lavoro correlato. Successivamente appunto l'avvocato Bigotti, che è la consigliera di fiducia dell'Università sia di Torino che di Parma, che parlerà appunto dell'esperienza della consigliera in ambito universitario, con casistiche, profili di criticità e di interesse. Poi ci sarà la professoressa Maria Teresa Carinci di Università di Milano, presidente del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, che parlerà del mobbing nella percezione dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano con i risultati del questionario del professor Harald Erge, che è proprio l'esperto principe in questa tematica. Poi ci sarà la dottoressa Fidelio, che è vicepresidente del Comitato Paritetico del mobbing di Bologna, che parlerà della storia appunto del comitato all'interno di Unibo, e la dottoressa Lucia Silvotti parlerà invece dell'esperienza del telelavoro a Parma, essendo lei presidente del comitato pari opportunità dell'Università di Parma. E concluderà i lavori il professor Medici, delegato del rettore alla sicurezza, insieme a Ludovica Ferioli, che è responsabile del servizio di prevenzione e protezione del nostro Ateneo, che parleranno dell'articolo 28 del testo unico sulla sicurezza nei lavori, nei luoghi di lavoro e le nuove tipologie di rischio. Mancano purtroppo il dottor Barbieri, che era l'alter ego di Ludovica Ferioli a Pavia perché è ammalato e non potrà portare appunto la sua esperienza sullo stress lavoro correlato, e Rocchina Stagliano, che purtroppo non ci potrà parlare del collegato lavoro e del comitato unico, perché come sapete i due comitati dovrebbero in teoria riunirsi, cioè il comitato pari opportunità e il mobbing dovrebbero essere un comitato unico, però ancora insomma è tutto ancora da definire, avremo 180 giorni per vedere se parte questa cosa, e comunque penso che Chiara Scapoli da questo punto di vista ci aggiornerà quando e se la cosa si farà. Allora, abbiamo detto che il codice di condotta nostro è cambiato. Una piccola premessa. Noi appunto, come ha detto anche il delegato del rettore, siamo abbastanza giovani, ci siamo istituiti nel 2006 come comitato mobbing. I membri attuali del comitato, ci tengo a leggervi perché l'altra volta nel seminario di aprile ci era sfuggito dire che effettivamente abbiamo fatto tante cose come comitato, proprio perché le persone che sono all'interno del comitato, i membri, sono veramente molto efficienti. Quindi oltre a me c'è Olivia Villafranca, Maria Teresa Grappa, Alberto Domenicali, Carmela De Risi, che è la rappresentante delle pari opportunità all'interno del nostro comitato, Anna Chiarelli, Maria Cristina Pareschi, Paolo Travaglia e Beatrice Zucchi come membri effettivi. Supplenti, in particolare, a questo modifica del codice hanno lavorato Cinzia Buzzoni e Marcella Barricozzi, perché il nostro comitato, quando si riunisce, è aperto anche ai colleghi supplenti se vogliono partecipare. Tra i compiti del comitato c'è la raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno, in questo caso del mobbing, l'individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possono determinare l'insorgere di situazioni persecutorie di violenza morale. Possiamo proporre anche azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possono favorire l'insorgere del mobbing e formulare delle proposte per la definizione di specifici codici di condotta e di possibili soluzioni al fenomeno.
Inoltre ogni anno dobbiamo fare una relazione, ovviamente sull'attività svolta, al fine appunto di affermare una cultura organizzativa che comporta una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali, sociali e lavorative. Questo è un piccolo grafico che rappresenta l'attività del Comitato negli ultimi anni, cioè dal 2006 al 2010. E come vedete le persone coinvolte proprio per la 2009-2010 sono tantissime, perché appunto l'anno scorso abbiamo fatto un seminario rivolto a non tantissime persone, un seminario abbastanza ristretto, perché in collaborazione poi con l'azienda sanitaria locale. Quest'anno invece tra l'evento di oggi e quello di aprile abbiamo appunto dato formazione e informazione a tutti quelli che lavorano e studiano all'interno del nostro Ateneo. E, il codice di condotta è stato approvato nel 2008 e nella riunione di novembre abbiamo appunto approvato delle modifiche che il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il 30 di novembre e l'iter proseguirà domani con il Senato accademico, che chiaramente ratificherà per la propria competenza, e poi ci sarà il decreto elettorale di emanazione del nuovo codice di condotta. Che cosa cambia? Cambia il titolo, perché il codice di condotta contro il fenomeno del mobbing si chiamerà codice di condotta dell'Università degli Studi di Ferrara per la tutela della dignità della persona. Questo perché? Perché questo cambiamento è un passaggio fondamentale per sensibilizzare gli ambienti di studio, ricerca e lavoro alla cultura del rispetto, delle differenze e dell'uguaglianza dei diritti. Il nostro Ateneo non è solamente una pubblica amministrazione, cioè siamo ovviamente una pubblica amministrazione, ma è il luogo che oltre a creare e trasmettere sapere dovrebbe infondere anche dei valori, e questo è un valore fondamentale. Il codice, che appunto è destinato a tutti coloro che lavorano e studiano, quindi siamo noi, personale PTA, personale docente, gli studenti, questo codice appunto pone l'accento su concetti di estrema rilevanza giuridica, psicologica e comportamentale, mobbing, molestie morali e sessuali, rimettendo al centro del sistema la persona. Teniamo presente che se vogliamo lavorare bene dobbiamo essere tutti in salute, e già appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 aveva formulato questa definizione ufficiale della salute. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto in un'assenza di malattie e di infermità. Questa definizione è stata recepita completamente anche dal testo unico sulla sicurezza, l'articolo 181 del 2008, che proprio ripete esattamente la stessa definizione, cioè la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità. Poi Ludovica Ferriola, professore medico, ovviamente vi spiegherà meglio che cosa si sta facendo. Quindi in sostanza è quasi una nascita di un nuovo diritto per gestire e valorizzare al meglio le risorse umane all'interno delle aziende pubbliche come la nostra. L'idea di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore diventa proprio un diritto. Cosa cambia nel nostro codice? Tra le premesse, appunto, in grassetto prevedete appunto quello che abbiamo inserito, sussiste appunto l'esigenza di prevenire eventuali situazioni di mobbing, di fenomeni di sopruso, di discriminazioni arbitrarie, di condotte prevaricanti, di molestie sessuali e morali o di emarginazioni sul luogo di lavoro al fine di garantire il più assoluto e rigoroso rispetto delle norme giuridiche, etiche e della dignità personale. Quindi abbiamo introdotto il concetto anche di molestia sessuale, per la quale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. E poi anche il concetto di molestia morale. Per molestia morale si intende ogni comportamento ostile diretto contro un individuo, fisicamente o psicologicamente suscettibile di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona, come pure la discriminazione di genere e quella fondata sull'appartenenza etnica, sulla religione e sulle opinioni anche politiche. Una piccola considerazione che mi è venuta mentre riguardavo queste slide stamattina, che si piace un po' a pensare che dobbiamo scrivere queste cose su un codice,
cose che sono banalissime, perché il rispetto della persona e dell'altro dovrebbe essere, insomma, nella cultura già nostra, sono abbastanza stratificate. Purtroppo invece questo non succede, quindi per avere rispetto bisogna scriverlo in modo tale che una persona poi si rivolga ad un'autorità perché gli venga riconosciuto quel diritto e quel rispetto. Per quanto abbiamo modificato anche un pochino la consigliera di fiducia, perché abbiamo detto, ma se la consigliera di fiducia non ci piace, no? Come facciamo a cacciarla via? Il consigliere di fiducia può essere revocato su richiesta del comitato paritetico contro il fenomeno del mobbing e deve essere inserito anche il comitato pari opportunità. Proprio nell'ottica dell'eventuale unificazione, ma se anche poi non ci fosse unificazione, in ogni caso il comitato mobile e il paritetico proprio devono lavorare parallelamente, quindi chiaramente l'opinione di entrambi i comitati è assolutamente importante. E quindi può essere revocato con decreto motivato del rettore nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza fissati dal presente codice nell'esercizio dei propri compiti. Un'altra cosa è che il comitato è tenuto a informare gli organi centrali in merito alla relazione della consigliera di fiducia e alla relazione redatta e stesa dell'articolo 2.4 del regolamento per l'istituzione e il funzionamento del comitato paritetico del mobile, in tale che l'amministrazione sappia, sia al corrente di tutto quello che fa. Questo lo salto di pari passo perché Sara Vizzin parlerà appunto delle procedure formali e informali che la riguarda. Ultimo articolo che abbiamo modificato è quello che c'è davanti alla dottoressa Coviello. L'amministrazione, avvalendosi delle consigliere di fiducia del comitato paritetico contro il fenomeno del mobbing e anche per opportunità, e anche in questo caso non te l'ho inserito perché così è giusto, al fine di migliorare e garantire a tutte le persone che lavorano o studiano in Ateneo il benessere psicofisico e la serenità psicologica nel luogo di lavoro di cui l'articolo 1 del presente codice, può definire tavoli tecnici di intervento in materia. E questo l'abbiamo messo per gettare le basi anche perché i comitati, insieme alla consigliera di fiducia e insieme a uffici, come per esempio l'ufficio di Ludovica Ferrioli, che si occupa della sicurezza, che deve mettere in campo attività che riguardano tutti noi, cioè proprio definito, proprio la partecipazione sia effettivamente definita ed effettiva. Per il 2011 come comitato abbiamo pensato di fare un seminario in collaborazione con la Fondazione Forense di Ferrara per approfondire gli aspetti più giurisprudenziali di questo tema, che come sapete non è tema del mobbing in particolare, non è garantito da nessuna legge speciale. Abbiamo pensato anche di fare un concorso per il logo per il comitato unico o i comitati mobbing o pari opportunità, un logo, cioè un concorso però destinato agli studenti delle scuole superiori, magari l'ultimo anno, così in modo tale da sensibilizzare anche nella loro entrata in università, far conoscere appunto questi temi e, insomma, per vedere un po', cioè, ci dice, insomma, vedere un attimo la risposta che poteva venire dall'ultimo anno delle scuole superiori qua a Ferrara. Continuare appunto, ci teniamo molto il confronto con i comitati degli altri Atenei per la valutazione, percorsi, iniziativi, livelli informativi, insomma scambiarci un po' di informazioni perché lavorare insieme si lavora spesso meglio. E realizzare insieme alla nostra amministrazione progetti al fine di individuare percorsi di miglioramento per garantire il benessere organizzativo, proprio quel tavolo tecnico che vi dicevo prima. Adesso do la parola a Sara Vizzin. Che è appunto la nostra consigliera di fiducia e che avete quindi il piacere di conoscere.